Rieccoci. Ciao a tutti quanti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video sul canale. E oggi, come ogni settimana rispettabile, come ogni settimana da 3 settimane a questa parte, la reaction di Voglio essere un mago. Questa volta andremo a reagire alla quarta puntata di Voglio essere un mago. In particolare io reagirò alla terza parte di questa quarta puntata, mentre la prima parte la troverete sul canale di Hyde e la seconda sul canale di Jack. Vi lascio chiaramente tutto quanto in descrizione. Questa volta ragazzi non siamo riusciti a beccarci per reagire insieme, visto che noi ormai siamo dei reattori, ci vediamo per reagire. Che cazzata. Ma abbiamo deciso di mantenere la tradizione e portarvi comunque la reaction ciascuno di una parte della puntata. Vi ricordo ragazzi, prima di partire, che per chi volesse studiare magia insieme a me sono disponibili le video lezioni, trovate il link del mio sito in descrizione. Ma direi raga, ora di non perdere ulteriore tempo e andiamo a reagire. Partiamo. Ok raga, direi di partire nell'ultima parte. Cosa è successo? Che ci sono state le esibizioni di casata, quindi grande classico di ogni puntata di Voglio essere un mago, e ora noi professori decideremo quale casata dovrà andare allo sbarramento e quindi sostenere l'esame e rischiare di perdere uno dei membri degli elementi del team. Quindi partiamo. Bentornati al castello. 16 ragazzi sono entrati con un sogno. Ma dov'è Silva? No! Diventare maghi. Nella scorsa puntata i ragazzi hanno affrontato l'esame di casata. Come va? Yai, sempre là dietro come due avvoltoi. Daniela ha molte mani di protagonismo, se si vuole dire. C'è un... Aia, iniziano i primi dissing. In realtà i primi, ce ne sono stati già 600. Vuole stare lui al centro dell'attenzione. Io non me la sento anche perché è proprio da tantissimo che io vorrei fare tipo un numero bello di mentalismo. Le volpi rosse quindi hanno fatto il numero di mentalismo con soldati, le piume d'oro invece si sono esibite con me, Jack e Hyde, quindi in micromagia, mentre gli abisso blu hanno fatto un numero di grandi illusioni con Eleonora. Ma vediamo chi verrà eliminato. Musica tensiva. No, è bello, però non è così magico. Non è che era brutto. Qui discutono tra di loro su quale numero fosse stato il migliore. La magia mi è passata più l'altra volta. Il numero, secondo me, per esempio, Volpi Rosse era molto difficile. Quello di mentalismo, infatti, era quello dei tocchi, che non è facilissimo da fare per chi di voi conosce il gioco. Quindi ci sta che Daniel abbia sbagliato qualcosa. Lui, tra l'altro, fa sempre giochi di carte, non fa mai mentalismo, quindi ci sta. Un po' il numero. Nel senso che lì funziona il ritmo, che se poi deve passare la palla a un altro che parla con lo stesso ritmo, il gioco si allunga. Qui poteva presentare i numeri in modo un po' più dinamico, un po' più brillante, cambiando il tono di voce, forse abbreviando alcuni passaggi. Una presentazione secondo me molto riuscita, a tratti forse un attimo lenta. Io sono accelerato. Tra l'altro qua c'è il litigio, tra virgolette, anche tra Daniel e Marco, perché Marco in realtà voleva esibirsi, invece Daniel ha deciso di prendere in mano le redini dell'esibizione, quindi adesso chiaramente Marco gli tira le frecciatine, no? Lo sapevo che dovevo andare io. Secondo me ne ha risentito. Vediamo la decisione. Bene, apprendisti, eccoci qua e dobbiamo essere sinceri, siamo Eccoli gli avvoltoi, guarda, io ero distrutto qua, detonato. Colpiti dalle vostre esibizioni, sempre migliori, tutti d'altissimo livello, quindi. Comunque, effettivamente, voglio dirvi che il livello è davvero alto, perché queste esibizioni, come già vi ho detto più volte, le preparavano davvero nell'arco di 1 o 2 giornate massimo. Quindi il risultato in realtà è molto buono. Mi diventa molto difficile anche giudicare. Abisso blu, alzatevi in piedi. Ho detto che avanti primi. Sentiamo cosa dice il magister sugli abisso blu. Ha dato poca attenzione alla magia, all'effetto magico. Allora, abbiamo avuto grandi difficoltà e alla fine siamo arrivati ad una conclusione. Abisso blu, siete stati la casata migliore. Bella! Incredibile come Raul faccia sempre pensare all'inizio che ti stia per dire: guarda, avete fatto schifo, invece voi siete stati i migliori. Ciao, Volpi Rossa, voi siete soddisfatti della vostra performance, sì o no? Molto. Okay, Marco, tu che sei sempre propositivo, cosa hai da dire? Sono contento. Non hai la faccia contenta, però. Non hai la faccia contenta. Si poteva fare molto di più. Si poteva fare di Ce più. l'hai con Elettra? No, assolutamente. Con Daniel? Un pochino sì. Ce l'ha
un pochino con Daniel. Forse perché si è voluto esibire lui al posto suo? Perché? Doveva impegnarsi un po' in più, secondo me. Marco, allora perché non hai preso in mano te le redini? Che non sei andato te a fare la parte di Daniel? Volevo. Abbiamo fatto le prove, eravamo tutti d'accordo che ero meglio io di lui nel fare il gioco. Quindi, raga, ci sono queste frezzatine sul fatto che voleva andare uno piuttosto che l'altro. Ma la scelta giusta, secondo voi? Se l'abbiamo presa, vuol dire che secondo noi era giusto. Fiume d'oro. Voi come siete andati, invece? Diciamo che io credo che sia una delle poche esibizioni di Close Up fatta in modo scenico. Il loro gioco, io sono di parte perché l'abbiamo preparato noi, era molto figo. E non so se si è visto, ma tutti noi ci abbiamo messo il cuore. Perché beh, questa è una cosa comune a tutti. Esatto, sì, tutti poverini. Una di queste due squadre andrà allo sbarramento. Quindi la casata che andrà al test di sbarramento. Vediamo. Con il rischio che uno o più componenti di questa squadra lasci questa scuola. Uno o più. Volpi rossa. Quindi i nostri, tra virgolette, anche se è brutto dire i nostri, però li avevamo preparati noi, non sono andati allo sbarramento. Ma ci andranno ancora una volta i rossi. E non essendo la prima volta saranno un po' presi male. Volpi rossi, domani avete il test di sbarramento. Di sbardamento, Raul. Di sbardamento. Avete solamente questa notte per studiare? Una notte, e per l'esame di domani. Situazione stressante. Perchiamo, sì, ma due escono. Due. Sono... Due. Mi sa che pure Daniel sta nella sua stessa situazione, anche sta là a piangere. Tra poco mi giro, lo vedo ridere. Tra poco mi giro, lo vedo ridere, frezzatina di Marco. Perché invece di stare con Matilde non si impegna un po' di più? Forse è una cosa che si deve chiedere in più, secondo me, perché lui pensa tanto a non a rimanere qua dentro e dare il massimo, perché lui pensa tanto a fare il suo. Qui spezzo una lancia a favore di Daniel, un po' tutti dentro hanno trovato la loro dolce metà e quindi magari non sono concentrati al 100% sulla magia. Sai quando a scuola fa il sei politico? Pensa a fare il suo e poi dice basta. Il sei politico? Non mi sono rotti con il... Sì, ma Daniel non vuole giocare in città, sicuramente posso dircelo. Vabbè, studia, almeno non esci, segui con me. Qui. Adesso non tornare in casata. Al tempo delle grandi adesso c'è da studiare. Grandi eroi cadevano dalla sommità dell'Olimpo. Grande, grande, alta infedeltà. Bru, per te com'è andata l'esibizione? Che lo potevo fare molto meglio, però nel senso, se non mi è venuto alcune robe da... Tra l'altro Dani vestito così mi fa straridere perché non è assolutamente il suo stile. Capello leccato, che lui lo tiene a frangetta almeno nel programma, e vestito bene. Da fare, da dire, non ci potevo fare niente. Cioè, ho cercato di dare il massimo, non ce l'ho fatta. Perdita del massimo? No, ma va, assolutamente no. Io sono sicura che la parte di Daniel l'avrei fatta 100.000 volte meglio. Ma 100.000 proprio, Messo in panni con che te. Magari non quanto me. No, credimi, io non sarei andato, sai perché? Perché a me capiva di fare queste E a me no, mentalismo è la prima volta. No, perché mi sei fatto da parte. Dovevi farti da parte. Noi abbiamo scelto tutti, abbiamo scelto me. Non è che l'ho deciso e ho detto, raga, vado io con tutti. Intanto Dani che fa il senza manetta. Dai, ragazzi, un applauso ai gemelli. Grande Luca. No, un applauso alla scatola. Ho capito che per vincere sarò io. Umiltà. E sto prendendo le redini e galopperemo alla vittoria. Io felice del fatto. Galopperemo alla vittoria. Dai, lo so. Elena è inconsolabile. Dovrà in una notte studiare addirittura 30 fittissime pagine. Mamma mia, ragazzi, 30 pagine. Sono veramente troppe. Cioè, 30 pagine in una sera, raga, sono da... Sì, sono tante. Raga, si stanno davvero lamentando. Ok, capisco lo stress, in una notte, però dai, 30 pagine. Tra l'altro di robe già fatte e rifatte, no? Solite cose. Poi è magia, dai, comunque studi magia. Sì, ragazzi, ma tutto il tempo che perdiamo a perdere tempo... Io ti ho detto che non riesco a... Qui Marco ha detto una massima incredibile. Sì, ma tutto il tempo che perdiamo a perdere tempo. Certo. Vabbè, contento tu, bro. Ma che c'hai, 3 anni, vorrei capire. Bravo, 3 e mezzo. Bravo. Ma studia, non pensa che è riuscito da questa... Stello. Parolacce bippate, forse perché vanno in onda al pomeriggio. Non aspettare a Matilde e Cristian che ti puliscono. Non aspettare a Matilde e Cristian. Ti parlo adesso. Mi fanno anche il bidet. Bravo, anche la doccia. Bravo. Un'altra estate passa. Sono passati tanti giorni, ma sopra ogni cosa hanno imparato cos'è la magia. Mi sa che hanno imparato a rimorchiare. Non mi importa di niente. Attenzione, cos'è questa? La mossa del giaguaro? Che ti ricorderai. Ma qui, raga, gli andavano con la telecamera nel muso mentre studiavano?
Evidentemente sì. Fuori da Silva, ma chi lo sa? Ma chi lo sa? C'è troppe cose. Ma Silva, no, come chi lo sa? È la magia da palcoscenico. Molto spesso muta con la musica. Okay. Quindi qui i ragazzi si ritrovano nelle loro casate per studiare, per ripassare insieme, ma andiamo a vedere cosa succede allo sbardamento. Non ho alcuna intenzione di tornare a casa senza aver finito l'esperienza. Non ha nessuna intenzione di tornare a casa, Elettra. Però vada bene? Nel caso in cui non andassi bene, vivi la vita. Vivi la vita. Ho studiato e quindi... Grande Silvia. Daniel, puoi accomodarti, grazie. Due pagine erano molte di più, erano il doppio. Erano 30. Marco, spiegami che cos'è il metal bending e chi è che lo ha reso popolare. Il metal bending è l'arte di piegare metalli. L'arte di piegare i metalli. Il metal bending fu reso popolare da... Aspetta, chi nomi io? Uri Geller. L'ho capita ora. Uri Geller a Roma, Uri Gello. Mi sto tentando di ricordare. Il più grande esponente del metal bending è Uri Geller. Oh, Marco ne sa, Brava, colui che ha reso il metal bending popolare. Cos'è l'escapologia? Allora, l'escapologia è la capacità di riuscire a evadere da una situazione che apparentemente è impossibile. Evadere da una situazione impossibile. Assoluto. Udini. Di dove era originario Harry Houdini? Udini, io con gli accenti zero. Essington? No. Arrivo, aspetti, la geografia non è il mio forte. Quindi Elettra, il suo forte non sono né i nomi né la geografia. Cosa a sto punto di teorico? Polla. Era americano. Americano. Ti ricordi il nome di Silvan? Di Silvan? Savoldelli. Faccio davvero fatica a ricordarmi i nomi in generale. Oh, Elettra non c'è per questo sbardamento. I nomi ancora di più. Aldo Savoldelli. Savoldello. E come si chiamava prima di chiamarsi Silvan? E la frase magica? Quanta ne sa? Quanta ne sa la Lollins? Tac tac, Cerumba, Yama... Claire. Mamma mia! Forse. Silvia ha spaccato. Le dico, l'ho fatto subito, giusto? Si scopre che nella scatola vuota, in realtà, si trova un cubo. Allora, il mio esame poteva andare molto meglio, i prof hanno fatto delle domande cattive. Beh dai, insomma, cattive. Alla fine non ho chiesto robe banali, forse era un po' l'ansia che ha giocato... a suo sfavore. Devo dire che ci sono state le sorprese Silvia. Oggi, non me l'aspettavo. Silvia, cominciamo da te. Silvia, complimenti, veramente brava, devo dire che eri preparata in tutto. Tu sei promossa. Promossa. Brava. Grande Silvia. Bene, andiamo avanti. Per me. Elena. Sei promossa. Grazie. La babbalona. Mamma mia come urla! Guardava un sacco Daniel, lo sai? Daniel. Guarda troppo negli occhi Daniel. Tu Daniel. Ecco, sempre l'hype di Raul. Sei promosso. Vai, rimane la coppia. Porca. Che capelli avevi Dano in sta puntata? Scusami, ma vi immaginate che brutto adesso, poverini, la scena di Elena e Marco che... Hanno lasciato loro due... che sono anche una coppia, tra virgolette, quindi uno dei due si rimarrà per forza male. Bene. Quanto ne so. E Marco ed Elettra, siete rimasti solamente voi due. Come abbiamo già detto, perché sono state fatte delle scelte imprecise. Senti la song, cavalca l'onda emozionale. Io se vado a casa e mia ragazza lo lascio. Eila. Prima subito aveva degli occhi bellissimi. Poi a te non te ne sfugge una, no? Se non ricordo male. Quindi qui ripercorrono un po' i loro momenti insieme. Ti devo dire, Elettra, che purtroppo sei stata bocciata. Ah, Elettra. Devi quindi lasciare la casata e la scuola. Poverina, sei rimasta malissimo. Effettivamente è un'avventura incredibile quella all'interno del castello. Anche a me sarebbe dispiaciuto tantissimo uscire. Vai, vai col limone consolatorio. Quindi, raga, qui Elettra dovrà lasciare la casa. Ok, che lasciare la casa, cos'è il grande fratello? Quindi qua Elettra dovrà lasciare il castello. E ora, appunto, gli fanno un po' di conforto gli altri compagni. Ma andiamo a vedere come si conclude questa puntata, cioè con una novità inaspettata. Figata. Bello. Jack Hyde, sponsor del Castel Borbone. Vediamo cosa ha da dire Raul. La fontana dei leoni
Vi ha divisi in tre casate. Avete combattuto a squadre, siete stati uniti, siete stati coesi. Da oggi le casate si sciolgono. Attenzione! Le casate sciolte ci sta, prima o poi doveva succedere. Quindi adesso tutti contro tutti. Sangue agli occhi fino alla fine, praticamente. Sangue agli occhi fino alla fine. L'apprendista da ora è in gara con se stesso. C'è un po' più competizione, no? Mi intriga molto come cosa, sono curioso. Anche perché per ora non hanno fatto vedere nulla di Christian, se non lui che ci provava con Jules. Solo chi riesce a superare i propri limiti può ambire al diploma di mago. L'esame prevede due prove, un test scritto e una prova pratica. Tosta ora. Gli apprendisti saranno chiamati a esibirsi con il loro cavallo di battaglia. Vi avviso che sarà un esame molto, molto duro. Molto. È il momento, ragazzi, di giocare tutte le vostre carte. Quella di stanotte sarà l'ultima notte passata nel castello. Quindi fino a prima erano tutti in ansia perché uno dei rossi doveva andarsene e invece ora, a quanto pare, rischiano tutti. Quindi altra ansia aggiuntiva. Molti di voi lasceranno... Non c'è pace. Il castello domani. Molti di voi. A chi sarà promosso mago verrà assegnato un mantello speciale. Chi vuoi il suo? Tipo questo. Adoro! Adoro. Io e Maxi hanno guardato e mi hanno detto saremo noi i prossimi. Il maggiordomo porta loro i libri per studiare. La cosa che mi preoccupa di più. Quindi raga, sostanzialmente la puntata è finita. I ragazzi hanno ricevuto la notizia che dovranno sostenere un mega esame in cui non esisteranno più le casate e a quanto pare dovranno preparare un loro cavallo di battaglia e sostenere un esame, ovvero un test scritto. Nella prossima puntata si vedrà quindi cosa succederà. Adesso nella parte finale della puntata c'erano giusto loro che erano tutti quanti super in ansia a studiare per preparare appunto questo test. Fatemi sapere se questa puntata vi è piaciuta, fatemi sapere secondo voi cosa succederà nella prossima, sbattete quel like che come sempre non costa nulla e direi che noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao raga! Oh, finalmente posso togliermi questa tuta da lavoro e andarmene a fanculo.